Mamma mia, Andrea Seppi, che professionista, che campione. 37 anni, suonati ed è lì che batte il numero 10 del ranking ATP. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video e buona giornata a tutti, ovviamente. Stiamo parlando dello US Open, sia maschile che femminile. Diamo conto anche del fatto che si è giocata una partita al femminile nella giornata di ieri. Quella di Jasmine Paolini che pur facendo un'ottima partita deve arrendersi 2-7-0 contro Vika Azarenka. Troppo più forte, ha giocato benissimo la bielorussa. La Paolini, bei punti, belle accelerazioni, ma non è bastato, anche se è stata una partita abbastanza tirata. Mentre per quanto riguarda le ragazze, anche la seconda italiana, purtroppo però senza rimpianti perché era da prevedere la cosa, sto parlando di Martina Trevisan, è uscita contro la campionessa olimpica Belinda Bencic. Questa volta invece, a differenza della Paolini, partita senza storia. E vi dico anche il punteggio al volo 6-3-6-1, quindi come potete capire da soli, partita senza troppe pretese, diciamo così. Purtroppo la Trevisan parte male in entrambi i set e questo fatto gli pregiudica comunque anche il fatto di poter lottare magari per rientrare in partita in uno dei due set almeno, quindi per stare attaccata alla giocatrice svizzera. Prima di proseguire con il torneo maschile vi chiedo però di lasciare un mi piace su questo video, di attivare la campanella e quindi iscrivervi al canale. E di dirmi qui sotto nei commenti la vostra su questa giornata dello US Open. Allora, vi preannuncio che 3 su 4 sono passati al terzo turno dei nostri italiani, per chi non lo sapesse. L'unica sconfitta di giornata è quella di Musetti. Io l'avevo detto infatti che sarebbe stato un match difficile contro Opelka, che sta affrontando, a differenza del tennista Carrarino, un periodo molto buono di forma, finale a Montreal, a Toronto, scusate, insomma, la Rogers Cup. Ma a parte il fatto che comunque è salito di classifica, sta giocando meglio rispetto a quello a cui ci aveva abituato. Non si può dire lo stesso invece per, come ho già detto, per Lorenzo Musetti, che è in un periodo un po' di stallo, alterna più cose brutte a cose buone, diciamo così, sono più le cose negative che quelle positive. E dopo un primo turno in cui fatica all'inizio contro un americano, una wild card americana, Nava, se non erro, in questo caso invece non c'è nulla da fare contro Opelka, e seppur nei primi due set quantomeno, ma anche nel terzo comunque sia stata una partita lottata, infatti persa solamente 7-6, 7-5, 6-4, Opelka è stato più forte nei momenti importanti, ecco. Tiebreak del primo set ha fatto valere la forza del proprio servizio. Opelka, un break brutto subito da Musetti nel secondo, al termine del secondo parziale, e poi un altro break ha fatto la differenza nel terzo set. Quindi di fatto non è che sia stato poi così pessimo al servizio Musetti, perché l'ho perso solamente due volte e purtroppo però è bastato per perdere due dei tre set, l'altro è stato perso al tiebreak. Arriveremo poi ad Andrea Seppi, e passando però prima per Matteo Berrettini, che dopo aver perso un primo set lottato contro Moutet, francese numero 88 del ranking ATP, due break nel primo set, quindi nella parte centrale, sempre parte delicata dei parziali nel tennis. Si dice sempre che il settimo game di solito sia uno dei game cruciali in un set nel tennis. E se non è il settimo, comunque è la parte centrale. Lì spesso avvengono cambi di rotta, cambi di marcia da parte di giocatori. Qui si giunge al tiebreak ed è più bravo, dominato letteralmente il tiebreak,
da Berrettini che vince 7-6. Il secondo set 6-4 per Mutè. Anche qui tre break, quindi partita abbastanza altalenante. E nel terzo set, però, quello che fa la differenza è la partenza sprint di Matteo Berrettini, che mette subito a segno un break, va avanti 2-0 e se lo porterà poi, grazie alla solidità del proprio servizio, a casa. Stessa cosa nel quarto set. Poi nel finale arriverà anche un altro break e vincerà questo quarto parziale 6-3. Quindi bravo Matteo, una partita comunque che quando pareggia l'avversario comunque a livello di set, riesce a pareggiare il punteggio, non è mai facile poi reagire. Serve la testa e serve la testa del grande giocatore, e lui ce l'ha avuta, lo ha dimostrato, e quindi complimenti. Poi l'altro italiano, Jannik Sinner, l'ultimo a giocare in ordine cronologico e l'ultimo a vincere una partita tutt'altro che semplice contro, sulla carta, il numero 716 americano Svajda, ma questo ragazzo di 18 anni ha fatto una partita veramente di potenza, di forza, di solidità, e quello che mi ha impressionato soprattutto nei punti importanti è stato sempre lì con la testa, centrato, ha sbagliato pochissimo. Sinner ha avuto anche delle possibilità nei turni di servizio dell'avversario, però è stato proprio l'avversario ad annullare magari il break point, a recuperare il punteggio grazie alle sue abilità, forza, sicurezza soprattutto, ecco, sicurezza. Quindi diciamo che è stata una partita lottata più per meriti di Svajda che per demeriti di Sinner, anche se Sinner comunque poteva far meglio nella gestione anche del gioco, proprio a livello tattico, come è stato detto anche in telecronaca, poteva rendersi meno complicata la vita, perché lui è superiore a livello anche di esperienza, e lo vediamo a livello anche di classifica, ovviamente ha molta più esperienza nel circuito. Però se l'è complicata lui anche a livello tattico un pochino, e questo non va bene anche per le partite che seguiranno. Però l'importante è che non si sia complicata più di tanto. Il punteggio è 6-3, 7-6, 6-7, 6-4. Quindi vedete, molto tirato soprattutto nel secondo, nel terzo e nel quarto parziale. E veniamo quindi a questo punto alla ciliegina sulla torta della giornata. Il migliore italiano per distacco di questi primi turni dello US Open, Andreas Seppi, che udite udite fa fuori Hubert Hurkacz. Io avevo detto comunque che era una partita difficile, sinceramente lo dico tranquillamente, non me lo aspettavo passasse Andreas, che comunque Hurkacz abbiamo visto che è in un periodo di forma ottimo, anche se dopo la vittoria del Master 1000 di Miami è calato un pochettino, ma comunque è sempre lì. Ma Seppi fa una partita clamorosa, ma a livello proprio di tranquillità e di calma. È questo che mi sorprende, cioè sorprende non più di tanto ormai, perché conosciamo la professionalità di Seppi, la dedizione che ha per il tennis, per questo gioco. Però a 37 anni essere anche fisicamente a quel livello contro un ragazzo di 24 è un qualcosa di stupendo, semplicemente stupendo. Primo set vinto da Hurkacz 6-2, e lì tutti abbiamo pensato: vabbè, dai, Seppi ha già fatto il suo passando il primo turno, quindi applausi per lui come al solito, perché si merita solo applausi Seppi, qualunque cosa faccia, anche se perde, sono applausi. Questa la cosa caratteristica di questo giocatore. Ha acquisito un'aura talmente, talmente bella, a livello proprio di professionalità di persona, che anche se perde veramente gli possiamo dire ben poco, soprattutto all'età che ha, cioè 37 anni. Invece nel secondo set c'è la reazione di Andreas, che va avanti 3-1, quindi un break basta per vincere questo secondo parziale. Terzo set invece un po' più altalenante, subito break per Seppi, poi recuperato da Hurkacz, ma è lì che si vede poi la tenacia di Seppi e la concentrazione. Subito contro break a Hurkacz, e si porta avanti nel punteggio 2-7-1. E poi nell'ultimo parziale
partenza sprint 2-7-0, poi c'è la reazione di Hurkacz, come uno anche come, è lecito aspettarsela, insomma, si giunge al tiebreak che qui è di una solidità, non molla niente, non molla niente e vince 8-6. Quindi, cioè, che cosa vogliamo dirgli a questo giocatore? Nulla, se non grazie per quello che ci fa vedere, per quello che ha regalato e sta continuando a regalare al tennis. Vi vado a... Intanto Djokovic ovviamente batte 3-0 Grigspur in maniera molto, molto semplice. Vi vado a leggere gli accoppiamenti del terzo turno per i nostri italiani. Seppi contro il tedesco Otte, che ha fatto fuori Sonego, quindi dobbiamo vendicarci, speriamo Andreas, ma cioè, se anche dovesse perdere non mi stupirei perché sarebbe anche qualcosa di normale, un calo magari a livello fisico. Quindi non è che perché abbia battuto Hurkacz è automatico adesso che batte il tedesco Otte. Ogni partita va giocata e ogni partita è a sé. Ivaska poi contro Berrettini, partita non semplicissima secondo me per Matteo, ma che è superiore ovviamente sulla carta. E partita più che interessante, Monfils contro Jannik Sinner. Quindi tre partite molto, molto interessanti per vari aspetti. Ovviamente si giocheranno tutte domani perché oggi si giocano i sedicesimi di finale, ovvero il terzo turno, per quanto riguarda la parte bassa del tabellone. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, supportatemi iscrivendovi al canale, attivate la campanella, come ho già detto all'inizio di questo contenuto e ditemi qui sotto nei commenti la vostra e se siete anche d'accordo con le mie analisi su questa giornata italiana dello US Open. Al prossimo video, buon proseguimento a tutti!